Buonasera, buonasera qui dal Civitas metropolitano notturno e deserto. Io ti stramaledica, no, sto scherzando. Io la prendo con filosofia, ragazzi, come si può criticare una squadra che ha perso 3 partite su 38? Certo che avremmo voluto andare avanti, chi non avrebbe voluto andare avanti? Però se per quanto riguarda Madrid col Bernabeu dei ricordi meravigliosi, triplete, no, ma è lo stadio del Real, devo dire che qui torno e non ero neanche più abituato. Con questa sconfitta ai rigori che amareggia, ok, però dobbiamo essere razionali, dobbiamo essere razionali. Io faccio il cronista, quindi racconto i fatti, lascio volentieri, insomma, ai tifosi che dicono le loro opinioni, no? Anche su YouTube, che passano dalla disperazione all'esaltazione, poi di nuovo alla disperazione, quindi all'esaltazione. Certamente l'Inter ha delle responsabilità in questa sconfitta, delle responsabilità le ha durante la partita, è indubbio, non è riuscita ad essere se stessa, ma quando questo Gianluca Rossi che vi sta parlando e vi dice, girando insomma da quasi 40 anni per gli stadi di mezza Europa, per le manifestazioni di mezza Europa, che non siamo alla PlayStation, che il campionato italiano è una cosa e la Champions League è un'altra. Quest'anno, tra l'altro, non mi sembrava già così a sensazione l'anno delle italiane, se devo essere sincero. E alla fine sono uscite tutte e tre dalla Champions agli ottavi. Adesso vediamo in Europa League, che è una coppa minore, ma non ho la sensazione che possa essere un anno come l'anno scorso dove portammo 3 squadre, non ce l'ho. Poi, se qualcuno mi smentirà, vedremo. Ma ho la sensazione che quest'anno, per le italiane, a partire dalla Champions, per proseguire anche con le altre, non lo so, non sia l'anno giusto. Però noi di Champions dobbiamo parlare, perché è la Coppa di Serie A, e indubbiamente uscire agli ottavi dopo che avevi fatto la bocca, no, dolce per la finale, è chiaro che ti lascia amareggiato. Però francamente adesso di cominciare con i bambini dell'asilo a dare delle responsabilità a questo gruppo che, lo dico io per primo, non è riuscito ad essere se stesso. Non è riuscito ad essere se stesso per merito dell'Atletico Madrid, che ha vissuto questa partita come la partita della vita. Il Ciolo sembrava tarantolato, non che Inzaghi fosse da meno, ma insomma, voglio dire, hanno creato una bolgia qui, adesso voi lo vedete vuoto, ma non vi potete immaginare che cos'è stato essere qui. Tra l'altro non per 90, ma per 120 minuti, eppure i rigori. L'Inter ha delle responsabilità, tabellino, insomma, dice che l'Inter passa in vantaggio con Di Marco, però già 2 minuti dopo c'è uno svarione di Pavard, le Petit Diable, quel grandissimo giocatore che è Griezmann, che non era neanche in condizioni fisiche straordinarie, visto che insomma rientrava nell'infortunio, la pareggiata nel giro di 2 minuti. Devo dire che poi Pavard si è subito riscattato in finale di primo tempo, proprio su Griezmann, se no si andava sotto all'intervallo. Nel secondo tempo meglio loro, perché la bolgia è aumentata. L'Inter si è mangiata e doveva essere più cinica l'Inter, ragazzi, ma forse adesso io non voglio dire che una squadra che è arrivata in finale non sia pronta per questi appuntamenti. Sì, è pronta, ma la bolgia fa ancora il suo effetto. Ha sbagliato Thuram, Barella, Lautaro, insomma le occasioni le ha avute l'Inter per cercare di fare il secondo gol, però poi nel finale, quando è diventato arrembaggio quello dei colchoneros e palo di Depay, e poi bravissimo a liberarsi dalla marcatura, ed ecco lì che poi ha fatto gol 2-1 per loro. E quindi con il nuovo regolamento, pensate, con il vecchio regolamento 1-0, 2-1 passavi tu, ma non è così, e infatti si è proseguito nei supplementari. Ecco, nei supplementari, ecco, mi aspettavo qualcosa di più dall'Inter. Nel secondo tempo supplementare, secondo me, l'Inter è riuscita abbastanza a schiacciare l'Atletico, però non ha trovato il gol. Si è andati ai rigori e lì i rigori, ragazzi, sono una lotteria. Se ne sbagli 3 su 5, dove vuoi andare? Poi qualcuno discuterà perché è uscito Mkhitaryan, perché non ne aveva più. Ragazzi, perché a un certo punto è uscito Barella, perché Barella secondo me ha anche qualche postumo dopo questa partita.
E però quando sbagli tre rigori su cinque, io li che segnavo, Calhanoglu una sicurezza, e il primo l'ha fatto. E poi mi dispiace perché Sanchez, che abbiamo appena salutato come secondo rigorista perché aveva sopravanzato Lautaro, ha sbagliato pure lui. Lautaro non c'è niente da fare, ragazzi, è un grandissimo giocatore, ma a questa cosa che aveva un po' Pippo Inzaghi, niente, dal dischetto, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. Poi ha sbagliato anche Klassen, e uno dice, ma perché tira Klassen? Ma perché lì è tutto un discorso psicologico, bisogna vedere chi se la sente di tirarla. Devo dire che il rigore più difficile è comunque toccato da Acerbi, perché praticamente loro erano già avanti, loro hanno sbagliato soltanto con Saul Niguez, e non era un rigore facile quello di Acerbi, però Acerbi il rigore l'ha segnato. Insomma, ragazzi, alla fine sbagli tre rigori, dico tre rigori, ancora non ci credo, sono tre rigori, Sanchez, Klassen, Lautaro, sei a casa. E funziona così, il finale 5-3 premia l'Atletico Madrid, non possiamo dire che l'Atletico Madrid non abbia meritato, ed è mancata un po' l'Inter. Certo, adesso è il solito discorso delle partite in 180 minuti, bisognava venire qui col 2-0, lo so anch'io, ma infatti, se vi ricordate, abbiamo parlato a lungo delle occasioni perse, no? Nella partita di andata, sbloccata solo a un certo punto da Arnautovic. Però non è bastato, e c'era il rischio che non bastasse. Non a caso io sono giorni che dico la Champions è diversa, bisogna venire qui con l'elmetto, e infatti sono venuto con l'elmetto in trincea, voi non avete idea, poi c'è un fascino incredibile, io poi me li tengo tutti questi accrediti di Champions, quelli belli, quelli meno belli, però anche in tribuna stampa ti rendevi conto che questo è stato uno stadio che si è fatto sentire in maniera straordinaria. Ma come sa farsi sentire San Siro? Adesso non voglio fare delle classifiche. Dispiace, si è amareggiati, le solite cose, però ripeto, una squadra che perde tre partite complessivamente su 38, credo che siano, correggetemi se sbaglio, e che ne pareggia una manciata. Ma cosa gli vuoi dire? Onestamente, che cosa gli vuoi dire? Se non hai mai fatto sport, sei uno da divano, sei un tifoide, sei incontentabile, allora tu puoi anche trovare qualcosa da dirgli. Ma poi alla fine tutti gli interisti che sono venuti qui erano ovviamente amareggiati, ma alla fine la squadra li ha applauditi, i tifosi li hanno applauditi, perché bisogna avere anche la cultura della sconfitta. Una cosa che devo dire che con i risultati di quest'anno rischiamo di dimenticarci. Io no, perché conosco il calcio da quasi 40 anni e so che quello che è vero oggi non necessariamente è vero domani. L'asticella in Europa, ragazzi, è molto più alta, bisogna rendersene conto. Alla fine sono andate avanti tutte le più forti, voi volete dirmi anche il Napoli, no, è uscito col Barcellona, il Bayern ha battuto la Lazio, voi magari mi direte, ma guardate che l'Inter è più forte dell'Atletico. Sì, sono d'accordo con voi. Però l'Atletico, e questo è un dato oggettivo, ha ancora più esperienza internazionale, l'Atletico di Simeone, ha ancora qualcosa in più. Con questo probabilmente rigiocando le partite, se riesci magari a chiudere San Siro non sull'1-0, probabilmente passavi tu. Però è andata così, insomma, non ne farei un dramma, perché torno a dire, ovviamente godono i milanisti, è ovvio, hanno il problema della guardia di finanza, gli altri le coppe le vedono in televisione, ma è normale, sono cose che facevamo anche noi, bisogna essere, io cerco di essere un po' culturalmente avanzato, poi non è che anche tra i miei li trovi tutti culturalmente avanzati, gli altri godono, la maglia stavolta che indosseranno, non so, dopo quella di Rodri l'anno scorso, è quella, può essere quella di Griezmann o quella di Correa che ha fatto il rigore decisivo, non lo so, però francamente sono sempre costretti a indossare le maglie di qualche altra squadra, perché le loro hanno pochi motivi ormai per indossarle, e comunque l'Inter deve essere orgogliosa, ripeto, deve essere orgogliosa perché resta l'unico club che ha dichiarato all'inizio della stagione il suo obiettivo, che non deve assolutamente passare, e guardate, io festeggerò ancora il doppio naturalmente, perché io ho sempre visto, e di questo mi dovete dare atto, la Champions come un di più. Ma anche la Supercoppa italiana la vedevo come un di più, invece è già arrivata anche quella. Arriverà uno scudettone con seconda stella, con un vantaggio enorme, magari proprio della giornata, no, che qualcuno di voi desidera, il derby,
col sesto derby vinto, pensate. E però giustamente gli altri, perché sennò non hanno proprio niente da dire, è chiaro che devono tifare una volta per il City, una volta per l'Atletico Madrid. Parliamo di, ragazzi, se parliamo del Milan, non fa una finale europea da 16 anni, santo cielo. L'Inter comunque ha fatto quella di Europa League, persa un paio d'anni fa, ha fatto questa dell'anno scorso e stavolta è andato avanti l'Atletico. Quindi, ripeto, è stata comunque come sempre una bella esperienza. Domani me ne vado a Valencia, comunque a rivedere anche magari gli stadi di Valencia, lo stadio del Levante che mi incuriosisce, Ciudad de Valencia, mentre il Mestalla ero già uscito vincitore, insomma, all'epoca di Cooper, cioè dove ricordate fare i nostri in porta, insomma, gli storiografi ricordano bene. Comunque stadio meraviglioso, devo, Bernabeu, un altro film, ma anche questo devo dire, se penso al problema dello stadio, io continuo a dire dello stadio perché con tutte le cose che stanno dicendo anche adesso, uscendo anche su San Donato, mi viene abbastanza da ridere, ma vabbè, ma questo è un altro tema. Stadio meraviglioso, pubblico caldissimo, e guardate, chiudo facendo i complimenti ai Colchoneros, perché francamente la vivevano come l'impresa della vita, e anche questo, torno a dirlo, anni fa eravamo noi che, se ci trovavamo davanti l'Atletico Madrid, pensavamo all'impresa della vita. Questa volta l'hanno fatta loro l'impresa della vita. Io sono stato giù poi in Mix Zone, in sala stampa, voi non avete idea i festeggiamenti che hanno fatto i giocatori e lo staff dell'Atletico Madrid. Cioè, una cosa a cui non erano più abituati, perché si sentivano sicuramente non favoriti. E invece complimenti a loro, perché loro vanno avanti, noi si va a casa, ma si va a casa con un compito piuttosto importante rispetto agli altri. Ok? Sapete qual è il compito, no? Seconda stella. Questo è il compito da raggiungere. Adesso vivo giornata per giornata, mi sono fatto tutte le trasferte da vincitore, ragazzi, questa è andata male, sono sicuro che adesso torno a farne altre in campionato da vincitore. Vi voglio bene qui dal Civitas metropolitano, ormai deserto e notturno, di Madrid. Un saluto da Gianluca Rossi. Coraggio, ragazzi, su, sapete quante delusioni ho commentato negli anni scorsi. Questa, rispetto a tante altre, mi fa quasi sorridere. Vi voglio bene, però, cazzo, sti rigori, porca miseria, in quella porta lì, sti rigori, dobbiamo essere più cinici. Ciao a tutti, ragazzi.